Angelo Di Nicola, il festival all'undicesima edizione di Sant'Agnese. Come è nata questa grande novità che è quella del processo quest'anno? Beh, è la voglia, il coraggio di mettersi in discussione, di dire va bene, ci sono delle critiche, affrontiamole, facciamo un processo pubblico con un vero magistrato, il magistrato di lungo corso, Nicola Trifoggi, è di prestigiosissimo corso, e valutiamo e mettiamoci in discussione. Ovviamente speriamo di vincere questa causa. Certo, a giudicare dagli avvocati che abbiamo sarà difficile, però il nostro consulente, il professor Ceddia, sicuramente farà valere le ragioni della nostra Sant'Agnese, del nostro orgoglio di essere aquilani anche attraverso questo rito. Qual è il pezzo forte, il piatto forte di questo processo e soprattutto da chi è composto, oltre a Trifoggi, già ne ha nominato qualcuno? Beh, insomma, c'è la pubblica accusa che è rappresentata dall'avvocato Carbonara, che è stato anche presidente dell'Ordine degli Avvocati qui all'Aquila, avvocato di fama. Quindi ci saranno vari pezzi forti, anche questa corte così composta con queste due donne, il notaio Franca Fanti, la professoressa Enza Turco, insomma, tra l'altro con un cancelliere vero. Quindi abbiamo cercato, ironicamente, ma anche per quello che riguarda, insomma, la serietà del discorso, di organizzare una festa per divertirci. Tutta questa gente ci onora e ci rincuora che siamo sulla strada giusta di cercare di fare qualcosa di positivo. Divertiamoci, ragioniamo, discutiamo e cerchiamo di ricostruirci. Dottor Trifoggi, quando la legge si prende un po' meno sul serio, magistrato oggi per un processo particolare, quello alle male lingue. Sì, sicuramente. Questo è più uno spettacolo teatrale che un processo vero e proprio, almeno nelle mie intenzioni. Spero che l'argomento venga trattato con grande leggerezza, con simpatia, con intelligenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che il pianeta Maldicenza, che oggi viene processato, è quello che ha chiesto di essere processato, e quindi di questo bisogna dargli atto. Bisogna dare atto che quindi è giusto anche ammetterlo. Tra l'altro l'Aquila è un po' l'emblema della Maldicenza, ma c'è un po' in tutta Italia. Qual è il suo pensiero sulle male lingue? Il mio pensiero è che la differenza fra l'Aquila e le altre città è che l'Aquila ha il coraggio di ammetterlo, che esiste questo fenomeno, cosa che invece altri non hanno mai fatto. Quindi è chiaro che è un problema italiano, europeo, mondiale. Il problema... E non è un problema di oggi, non dimentichiamo che nell'opera rossiniana si parla di calunnia come venticello, e maldicenza e calunnia sono sinonimi secondo il vocabolario, quindi non è un problema che riguarda solo l'Aquila, ripeto. L'Aquila però ha avuto il merito non solo di istituzionalizzare il fenomeno della maldicenza, ma anche addirittura di processarlo. Vediamo come va a finire.